in questa edizione delle D-News. Oggi, 68esimo anniversario della Repubblica Italiana, il prefetto Etenneo ricorda i caduti e consegna le onorificenze e l'ordine al merito della Repubblica. La ritrovata sintonia tra Forza Italia e Lega è un grande errore, a dirlo il sottosegretario Giuseppe Castiglione, esponente del nuovo centrodestra. Ieri sono sbarcati a Catania 147 migranti, per lo più di origine eritrea, tra loro una donna, è stato interessante. L'amministrazione comunale segnala al governo nazionale 4 opere importanti per la città, per esse servono investimenti per circa 30 milioni di euro. Chiusura del lungomare, il bilancio del giorno dopo, iniziativa lodevole, dicono i commercianti, ma serve più dialogo e più concertazione. Sansar, tappeti persiani, lungomare Catania, valori che il tempo non cambia. Favole, mille favole, magiche, tutte magiche, ti sapranno conquistare, andiamo a cominciare. Principe, ragazzi, abbigliamento e accessori da 0 a 3 anni, ti regala 100 euro in buoni acquisto. Promozione riservata a tutti i bambini nati nel 2013 e 2014. Mondo Ragazzi, nati con la camicia. A Catania, in via Pola 19. Usare fermezza contro ogni violenza con senso di responsabilità e un'equilibrata gestione delle situazioni di crisi è l'invito che il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano rivolge ai prefetti d'Italia in occasione delle celebrazioni del 2 giugno. Mi rivolgo ancora una volta a voi, si legge nel messaggio di Napolitano, rinnovando l'apprezzamento per l'impegno che ogni giorno mettete nell'affermare i valori di legalità, coesione e integrazione insieme alle altre istituzioni rappresentative dello Stato. Coloro che, come voi, rivestono funzioni pubbliche sul territorio costituiscono infatti il fronte più esposto alle sfide della quotidianità e a quelle manifestazioni di malessere che debbono essere affrontate con senso di responsabilità e lungimiranza, non disgiunte dalla necessaria fermezza contro ogni forma di violenza, di illegalità e di prevaricazione. Il rinnovato sforzo che si chiede all'amministrazione al farsi carico delle pressanti istanze ed aspettative di cittadini e imprese è essenziale per ripristinare quei motivi di fiducia su cui fondare un nuovo spirito di iniziativa ed un nuovo rapporto con le istituzioni, in eliminare abili presidi di democrazia e di tutela dei soggetti più deboli, ma anche centri propulsori di sviluppo economico e sociale. Con questi auspici conclude il Presidente della Repubblica: a voi prefetti e a tutti coloro che con voi celebrano la festa della Repubblica rivolgo il mio più intenso augurio di buon lavoro. Messaggio che a Catania è stato letto questa mattina dal prefetto Maria Guia Federico durante la cerimonia che si è svolta nel chiostro di Palazzo Minoriti. Importanti le parole del Capo dello Stato rivolte soprattutto ai prefetti. C'è voglia di cambiamento, ma bisogna stare attenti ai ribelli. È un invito che rivolge a voi e che rivolge in realtà a tutta la cittadinanza italiana. Ma io sono rimasta molto colpita dal messaggio del Presidente e nello stesso tempo sono orgogliosa che lui, in questo momento anche particolarmente delicato per il nostro Paese, si sia rivolto ai prefetti e quindi abbia
riscoperto o compreso ancora meglio l'essenza di quella che è la funzione prefettizia e l'importanza della funzione prefettizia, specialmente in questo momento di grandi coinvolgimenti, di grandi stravolgimenti anche sociali e di grandi problemi, vedasi anche quelli dell'immigrazione. Catania, che sentimento ha verso questa bandiera, verso questo tricolore? Catania verso questo tricolore, spero di interpretare io il pensiero di tutti i cittadini catanesi, un sentimento di orgoglio e di voglia di rinascita e di coesione sociale. Le celebrazioni ateniesi sono cominciate con la deposizione da parte del prefetto di una corona di alloro alla lapide commemorativa ai caduti in Piazza Università. La cerimonia è poi continuata a Palazzo Minoriti dove, dopo l'alzabandiera e la lettura del messaggio, sono state consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Onorevole, si parla sempre di più di un nuovo avvicinamento del nuovo centrodestra a Forza Italia per questo grande nuovo centrodestra che sappia anche un po' di Alfano. Lo dice anche Raffaele Fitto, forte delle preferenze avute alle ultime elezioni europee. Ciò può cambiare gli assetti del governo nazionale? Ma assolutamente no. Il nuovo centrodestra ha iniziato un percorso politico, ha avuto un ottimo risultato elettorale. Siamo riusciti a superare quella che era una soglia che sembrava insuperabile. Quindi abbiamo affrontato questa elezione ad appena 5 mesi, abbiamo superato lo scoglio del 4%, oggi costruiremo la grande area popolare, la grande area dei moderati, avendo ragione anche sulle scelte che abbiamo operato in questi ultimi mesi. Abbiamo ragione a stare in un governo che oggi ha la fiducia degli italiani, abbiamo avuto ragione a sostenere il governo in questa azione di forza rispetto all'Europa e quindi oggi il nostro progetto politico va avanti, mi pare che Forza Italia che si allea con la Lega e con Salvini è sempre più lontano dal popolo dei moderati e quindi noi guardiamo a ricostruire l'area dei moderati e non certamente a mettere insieme sigle. Il nostro progetto va avanti, noi staremo all'interno del governo per far sì che si possano fare le riforme istituzionali, le riforme economico-sociali, ma il progetto politico del nuovo centrodestra è un progetto che oggi ha avuto ragione sul corpo elettorale, ma sostanzialmente è un progetto che va avanti. Dopo il voto dell'ARS che la scorsa settimana a larga maggioranza ha salvato il vitalizio dei condannati per mafia, esprimendosi contro un emendamento presentato dal gruppo 5 Stelle, in Sicilia sono pronti a mettere una toppa che però non risolve il vuoto normativo. Un paio di mesi fa infatti è diventato di dominio pubblico la notizia che Totò Cuffaro, ex presidente della regione Sicilia in galera da 3 anni per favoreggiamento a Cosa Nostra, riceve regolarmente un vitalizio da circa 6.000 euro al mese. Polemiche, prese di posizioni e promesse di aggiustare tutto. La legge infatti prevede lo stop alla pensione dei pregiudicati per reati contro la pubblica amministrazione, ma non per quelli di mafia. La scorsa settimana l'ARS è stato chiamato a votare una serie di misure, tra cui un emendamento presentato al Movimento 5 Stelle sull'abolizione dei vitalizi ai condannati per mafia. L'Assemblea ha respinto con 33 voti contrari, 7 astenuti e appena 18 a favore. Riesplodono dunque le polemiche, PD è giunta Crocetta da una parte, 5 Stelle dall'altra. Ora ecco l'escamotaggio che consente ai diretti interessati di salvare la faccia, ma non di risolvere il problema. Oltre alla condanna per favoreggiamento a Cosa Nostra, Cuffaro è stato condannato anche per il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, il quale rientrerebbe fra i reati contro la pubblica amministrazione. In questo modo il Consiglio di Presidenza dell'ARS potrebbe bloccare il vitalizio ai 6.000 euro a Cuffaro già dal prossimo mese. Almeno due le perplessità. Perché non ci si è ricordati 3 anni fa di questa condanna per rivelazione di segreti d'ufficio, buona per bloccare un vitalizio che nel frattempo è stato regolarmente erogato all'ex governatore in cellare Bibbia, si chiedono da più parti, e se la toppa risolve il caso Cuffaro non è così per gli altri politici pregiudicati per mafia. Un esempio su tutti, Marcello Dell'Utri, condannato a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, in attesa che rientri in Italia per scontare la pena. Nei suoi 3 lustri in Parlamento, tra Montecitorio e Palazzo Madama, ha maturato una pensione che si aggira sui 4.500 euro.
È veramente singolare l'atteggiamento del PD che da un lato detta linee, redige agende e stabilisce tempi dell'attività di governo del presidente Crocetta, dall'altro in aula non presenta una sola proposta di programmazione e sviluppo per la Sicilia, ma solo attacchi incrociati e veti continui che mettono in seria difficoltà gli stessi lavori parlamentari. A dirlo il capogruppo di Forza Italia Marco Falcone, discutendo della situazione finanziaria della regione siciliana. L'aver aperto un'ulteriore linea di credito con l'approvazione della manovrina per pagare gli stipendi ha continuato il capogruppo Gruppo Forzista è stata una chiara dimostrazione di responsabilità di un'opposizione che ha a cuore prima di tutto gli interessi dei siciliani. Ora però, ha concluso Falcone, deve aprirsi una concreta fase di programmazione dei fondi strutturali e di intelligente utilizzo degli stessi, divenendo quest'ultimo l'unico strumento per rimettere in moto un'economia al collasso ed evitare il progressivo impoverimento a cui diversamente è destinata la società siciliana. A bordo della motonave panamense Amina H sono arrivati ieri a Catania 147 migranti soccorsi proprio all'imbarcazione del canale di Sicilia. Ad approdare nella nostra città sono stati 114 uomini, 3 minorenni e 30 donne, una delle quali incinta. I 147 extracomunitari arrivati ieri sono stati trasferiti con un volo charter in Puglia. Essi sono già arrivati a Brindisi, Barletta e Taranto. Intanto la polizia di Ragusa ha arrestato 5 scafisti legati allo sbarco di 205 migranti avvenuto sabato a Pozzallo, appunto nel Ragusano. Gli arrestati sono i tunisini Abdel Aziz Abaki, Ayman Schelling, Mahdi Belgasem, Tafik Beled e Afed Hussein. La loro posizione è aggravata dal fatto di aver procurato l'ingresso e la permanenza illegale in Italia di più di 5 persone, perché il reato è stato commesso da più di 3 persone in concorso tra loro per aver procurato l'ingresso e la permanenza illegale delle persone esponendole a pericolo per la loro vita e l'incolumità ed inoltre per averle sottoposte a trattamento inumano e degradante. E uno degli scafisti arrestati ha dichiarato che gli avevano promesso $1,500 e sapeva quello che rischiava e quello a cui andava incontro. La polizia giudiziaria di Ragusa dunque ha fermato questo giovane scafista con l'accusa di essersi associato ad altri soggetti presenti in Libia per portare in Italia immigrati clandestini. In particolare l'uomo ha condotto alle coste libiche, a quelle italiane, un peschereccio carico di 266 migranti provenienti prevalentemente dalla Siria, molti dei quali minori. Lo sbarco in questione è avvenuto il 31 maggio a Pozzallo. E durante questo fine settimana nello stretto di Sicilia sono stati 3.517 i migranti soccorsi dai mezzi interforze impiegati nel dispositivo Mare Nostrum. Diverse scosse di terremoto sono state registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sull'Etna, sulle Madonie e alle Isole Eolie. La terra ha tremato sul vulcano alle 4.03 con magnitudo 2.7 ed epicentro localizzato a una profondità di 20,3 km nel versante nord, in prossimità dei comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Milo, Nicolosi, Ragalna, Randazzo e Zafferana Etnea in provincia di Catania e di Malbagna, Moio Alcantara, Roccella Valdemone e Santa Domenica Vittoria in provincia di Messina. Alle 4.05 la terra ha tremato sulle Madonie, a soli 4.2 km con magnitudo 2.4, con epicentro tra i comuni di Sclafani, Bagni e Valle d'Olmo in provincia di Palermo, Vallelunga, Pratameno e Villalba in provincia di Caltanissetta. Epicentro in mare invece per l'evento sismico che ha interessato il distretto sismico delle Eolie e ha avuto magnitudo 2.3, ma data la grande profondità a cui si è verificato, 132,6 km, e la bassa energia, è stato rilevato solo dalla strumentazione. Metanizzazione dei quartieri a nord-est, viabilità di scorrimento da Piazza Europa a Via del Rotolo, sistemazione del Palasport di Nesima e il completamento della viabilità di San Giovanni Galermo. Sono questi i quattro interventi più urgenti che l'amministrazione comunale ha individuato e segnalato al governo nazionale in relazione all'annunciata lettera del presidente del Consiglio Renzi sulle opere urgenti da sbloccare per i comuni italiani. Al governo nazionale ha detto Bianco che ci consente questa opportunità, chiediamo di sbloccare il completamento della rete di metanizzazione dei quartieri del nord-est della città per 6 milioni e mezzo di euro. Il progetto di viabilità di scorrimento di Piazza Europa e Via del Rotolo, importantissima sia sotto il profilo della sicurezza antisismica sia sotto quello turistico, del costo di 12 milioni e mezzo di euro. E poi ancora la sistemazione del Palazzo dello Sport di Nesima, che costerebbe 6 milioni di euro, e il completamento della viabilità di San Giovanni Galermo per 5 milioni di euro.
Siamo all'indomani dell'esperimento della chiusura del lungomare ieri, questa grande prova, la gente ha partecipato, forse non tanta come ci si aspettava, un po' di calo, i commercianti lo hanno avuto, ma non è questo il problema che lamentate è che forse c'è stata poca organizzazione, tutto fatto troppo in fretta, da qui alla prossima domenica di luglio magari più concertazione. Assolutamente sì, ma è stata una bellissima iniziativa, c'era un bel silenzio a lungomare, un'area che profumava di sale, come ha detto qualcuno, solo che mi è dispiaciuto leggere che a rovinare tutto sono stati gli interessi di pochi. Non parliamo di interessi di pochi, noi sì abbiamo avuto un calo, ma non è quello il problema, ci può pure stare. Però ci vuole più organizzazione, il tratto è troppo lungo e non ha nulla. A parte la biciclettata, non si poteva fare altrimenti, non c'è un parco giochi, non ci sono delle strutture per i bimbi, non c'è proprio nulla. Per non parlare del fatto che non ci sono le attrezzature per far lasciare le biciclette, per farle un esempio banale, i nostri clienti volevano pranzare ma non avevano dove lasciare le bici. Il problema non è il calo, sì abbiamo lasciato ieri qualche ragazzo di riposo di domenica, ma è un lusso che ogni tanto forse ci possiamo pure permettere. E forse sa, questa esperienza è servita per accendere i riflettori sul lungomare. Spero si siano accorti dello stato di degrado, ci aspettiamo una riqualificazione. Prima ci vuole una lungimiranza, non è quella dei commercianti la lungimiranza, forse è della classe politica, che prima dovrebbe riqualificare il lungomare e poi forse pensare ad organizzare un po' meglio. Di fatto non c'è stato nulla, mi aspettavo qualche evento, qualcosa. Siamo pronti per sederci a un tavolo e organizzare insieme, se hanno voglia di fare questo. Ciò che forse è rimasto uguale rispetto alle altre domeniche è la presenza degli ambulanti. Sì, quella è rimasta, guardi, troppo carina. Alle 8:05 eravamo qui con l'assessore Mazzola che ha tutto il giorno presenziato il lungomare e alle 8 in punto era tutto, lo status quo si è ripristinato come sempre, la presenza degli ambulanti. Guardi, sarebbe bastato liberare il marciapiede dagli ambulanti che ogni domenica occupano lo spazio per dare già ai cittadini uno spazio per poter camminare, ma forse sa anche loro hanno diritto di lavorare, perché alla fine cosa offriamo come alternative? Dico, non voglio essere polemica con nessuno, perché poi cerchi di immedesimarti e tutti devono portare a casa un pezzo di pane, il momento è un po' particolare, quindi purtroppo bisogna affrontare le problematiche da tutti i punti di vista, però ecco, lì forse non siamo stati così bravi, perché Via del Rotolo alle 8 in punto era una fiera a tutti gli effetti. Nonostante il tempo sicuramente non clemente, in questo 2 giugno sono tanti i turisti presenti nella nostra città, giunti a diverse parti d'Italia ma anche a diverse parti del mondo per ammirare le bellezze di Catania, italiani, stranieri che appunto sono arrivati nella nostra città approfittando di questo ponte lungo per poter vivere qualche giorno in Sicilia e qualche giorno a Catania, turisti che passeggiano per le vie centrali approfittando anche di alcuni siti archeologici aperti, ad esempio il Monastero dei Benedettini, così come altre strutture ricettive della nostra città, una città che si vuole aprire al turismo sul quale bisogna lavorare, bisogna investire per attirare sempre più flussi turistici provenienti da diverse parti d'Italia, d'Europa e del mondo. What do you think about Catania? Oh, terrific, very beautiful. It's very good. Very good. Good. It's good. It's bellissima.